Questa settimana abbiamo studiato la parasha di Kedoshim e c'è un verso che è mega importante, che per chi vuol vedere è Levitico 19, il verso numero 18. In ebraico dice così: Lo tikom ve lo titor et bnei amecha ve'avta le'racha kamocha ani Hashem. È un verso importante che dice: non vendicarti e non conservare rancore verso i figli del tuo popolo, e desidera per il tuo prossimo quello che desidera per te. Vuol dire, ama il tuo prossimo come ami te stesso. E subito dice: io sono Dio. Rashi spiega anche qua, vanno a spiegare. Volevo collegarmi, studiare con te una Torah di Rabbi Nachman che ricorda questo. Però qua dice: Non vendicarti, quindi vuol dire che è importante che non ci vendichiamo. Cosa vuol dire? Rashi prende un esempio: se una persona viene e ti chiede, mi dai non so, il ferro per arare la terra, cioè tu vai e glielo chiedi e lui ti dice: no, no, non te lo voglio dare. Quando torna, poi magari dopo 2 o 3 giorni, viene da te e ti chiede: mi presti il martello? Non gli dire: no, non te lo do. Perché? Ah, perché tu non mi hai dato il ferro che avevo bisogno, adesso io non ti do il coso. Questo vuol dire vendicarsi, e la Torah esplicitamente ti dice che non ci si può vendicare. E poi ti dice anche non portare rancore, perché una persona può essere anche che viene, un giorno tu gli chiedi: mi presti un oggetto per coltivare, e lui ti dice: no, non te lo presto. Il giorno dopo poi torna e viene lui, te lo chiede, sai, quando dice: oh, adesso gliela faccio vedere, gli dici: guarda, tu, quando ti ho chiesto di prestarmi il ferro per arare, non l'avevi bisogno, non lo stavi usando, me lo potevi dare, ma io non faccio schifo come te, non sono una brutta persona come te. Sai cosa? Te la presto io. Se fai così, hai ragione, non stai facendo il divieto, quello che c'è scritto lo tikom, vuol dire non vendicarti, però stai facendo il peccato di lo titor, che abbia detto non conservare rancore, vuol dire non portare odio. Quello lo stai passando. Allora cosa devi fare? La Torah subito dopo, nel verso dopo, dice: proprio a una persona così ama il tuo prossimo come te stesso. Vuol dire non fare all'altro quello che non vuoi che facciano a te. Cosa vuol dire? La Torah ci insegna proprio a una persona del genere che ti ha prestato qualcosa e che tu gli hai chiesto qualcosa, non te l'ha chiesto, poi non te l'ha dato, poi lui viene da te, te lo chiede e ti dice: amalo. Come amalo? Dai, come faccio ad amarlo? Come faccio ad amarlo? Ogni volta che gli chiedo un favore, ogni volta mi viene contro. Infatti il verso, come va avanti, dice: sono io Dio. Io sono Dio. Cosa vuol dire? Che tutto quello che succede sono io che lo muovo. Se quello non ti ha dato il martello, se quello non ti ha dato le forbici, se quello non ti ha dato qualsiasi cosa, sono io. Ani Hashem, c'è scritto, sono io Dio. Perché ti vuole ricordare? Non avere rancore, non far vendetta, non avere rancore. Ama il tuo prossimo come te stesso. Perché? Perché io sono Dio. Cosa vuol dire io sono Dio? Faccio io tutto io. Faccio tutto io. Quindi non hai bisogno di prendertela con ploni, almoni. Sono quelli che ti dicono: ah, ma allora perché voi ve la prendete con quelli, con Israele, con la Palestina, come se questo fosse un posto dove parliamo di politica. Ma in realtà nessuno se la prende con nessuno. Dio fa le cose. C'è scritto che le generazioni sono come un cane, pne ador che pne achele. Vuol dire che la faccia di una generazione è come la faccia di un cane. Di cosa intendono? Dice che un cane, quando una persona viene a bastonarlo, salta sul bastone, dice: ah, il bastone mi ha picchiato, vede, vuole prendere il bastone, e non si rende conto che chi muove il bastone è quello che lo sta mazzuolando. Lo stesso modo anche noi, può essere che arriva uno vestito con la bandiera palestinese, o può essere con la bandiera iraniana, può essere con la bandiera americana, non importa. Qualsiasi persona che viene, o anche se altre persone di altre fedi credono in Dio, devono sapere che non importa se viene con la bandiera israeliana. Chi crede in Dio sa che è Dio che fa tutto. L'unica cosa che ci rimane da fare è provare a fare un po' di conti. Perché mi è successa sta cosa? Perché è successa a me sta cosa? Poteva succedere a qualcun altro. Perché l'ho vista? Per un determinato motivo. E lì volevo vedere una Torah, Rabbi Nachman, nella Torah numero 113. Io non l'ho ancora visto, lo studio con te, ne può. Nella Torah numero 113 Rabbi Nachman dice una cosa, tra l'altro l'ho visto che è bellissimo, perché ho iniziato a leggerla? Perché ho visto che il Rabbi Milubavitch la riportava, che
lo riportava lui addirittura, Besichot Aran, Baruch Atah Adonai Elohim Melech Haolam, Shehakol Nehiyah Bidvaro. Dice, è scritto nei Pirkei Avot, vuol dire nei massimi dei padri, che tra l'altro si studiano anche in questo periodo, chi vuole andare a vederlo, forse ce l'ho qua, che Venifraim in Adam, vuol dire ci si, non so cosa vuol dire Nifraim, beh, vuol dire cosa dice Rashi? Si giudica una persona sia con il suo volere che non con la sua consapevolezza che non con la sua consapevolezza. Rabbi Nachman dice chi shamati b'shem Baal Shem Tov, vuol dire ho sentito al nome del Baal Shem Tov. Per chi non lo sa, Rabbi Nachman era il bisnipote, si dice, non so, suo bisnonno era il Baal Shem Tov, che è chi ha iniziato tutta la Hasidut, e dice ho sentito al nome del Baal Shem Tov che ogni volta che viene un giudizio nel mondo, sia mai, si raggruppa tutto il mondo e vengono loro a discutere. Loro iniziano a discutere e anche per una persona al singolare che ha un giudizio, prendono questa persona, sia mai, e gli chiedono se è concordo, cosa concorde con quello che stanno per decretare dal cielo. Cosa vuol dire? Una persona dicono, ah, questa persona dobbiamo decretare, sia mai, di morire. Glielo chiedono a lui prima, glielo chiedono alla persona, la stessa persona che devono decretare il giudizio, la chiedono a lui. Allora in quel momento, dopo che lui accetta, dopo che lui dice no, bisogna far così, allora il giudizio, stiamo parlando spiritualmente, che chiamano le nostre anime in cielo per giudicare, oppure, lo vediamo anche durante il giorno, vediamo come, e nel momento in cui lui dice sì, devi far così, allora viene chiuso il dino, ok, bella lì, adesso iniziamo a farlo. E il punto è, dice Rabbeinu, dice, perché è ovvio che se chiedono a una persona esplicitamente cosa facciamo con te, guarda, ti sei comportato così così, ti meriteresti così così, cosa facciamo con te, ovviamente ogni persona cosa dice? No, ma io no, non vado, è sempre innocente qualsiasi persona, giusto? Allora cosa fanno? Mattino to, vuol dire che lo portano in errore e gli chiedono, gli fanno vedere un'altra situazione di un'altra persona con la stessa cosa che lui ha fatto e vediamo come lo giudichi. Vediamo come giudichi quest'altra persona che ha rubato quello che hai rubato tu, che si è comportato male con suo padre o con sua madre come ti sei comportato male tu, che ha fatto così con la moglie, come hai fatto tu? Uguale. Gli fanno tipo un giochettino per vedere, ah, vediamo come ti comporti tu in quel caso. E tu dici, wow, questo, wow, che pezzo di, che infame, questo dovrebbe, si merita le mazzate, eh? In realtà quello che stai dicendo, stai chiudendo il tuo giudizio, stai chiudendo il tuo giudizio, perché ti stanno chiedendo cosa fare di te. E dice, e questo l'abbiamo trovato in David Amelech, appunto nel re David, quando è arrivato Natan Anavi, Natan è venuto da lui e gli ha raccontato, chi vuole vederlo può andare a vederlo in Shmuel Samuele 2, il capitolo 12. Gli hanno fatto un esempio di una persona che ha preso un capretto, di una persona, e in pratica gli ha detto, è quello che hai fatto tu. Davide Amelech ha detto, chi fa una cosa del genere, devo morire. Gli ha detto, ma è quello che hai fatto tu, che hai preso Abigail. Allora... Viene decretato il din, viene decretato il giudizio. Come quello che esce dalla nostra bocca. E quindi la cosa importante che noi dobbiamo fare in generale, non solo in questo periodo, è veramente rafforzarci di giudicare e gli altri sempre in modo positivo, in particolare non far uscire mai dalla nostra bocca delle parole che sono negative. Le parole che ci vogliono dire, ah, quello non va bene, perché quello non va bene, ah, quello, ah, morisse, ci sono quelli che dicono, ah, che vada a morire, no, 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 lo vuoi decretare su di te, no, non lo vuoi decretare su di te, come ti taglia la strada in macchina, e dici, wow, Dio, mandali $1 milioni, mandali €1 milione, mandali €5 milioni, ogni volta dire il contrario, dire proprio benedirlo, qualsiasi persona, qualsiasi cosa fa, parlare solo cose positive, perché? Perché arrivano i giudizi su di te.
E torniamo al libro che studiavamo in questi giorni, sempre del Rav, che si chiama Avodat Hashem, e dice: Dio va con te in qualsiasi posto, non ti molla neanche in un secondo. Dio è con te in ogni momento e non ti lascia neanche un istante, perché Dio ti vuole bene, ti vuole così bene con tutta l'anima. E solo lui ha veramente misericordia di te, solo lui pensa a te ogni secondo e ogni secondo, e non ti lascia neanche un istante, non ti lascia mai, non ti lascia mai. Ma come se l'unica cosa non lo lasciare tu, lui non ti lascia mai, tu non lo lasciare. E sappi che Dio ti ama e ti vuole bene più di qualsiasi altra persona al mondo, e ha pietà di te più di qualsiasi altra persona al mondo che non sa neanche cos'è la misericordia. La misericordia arriva da Dio, Dio ha misericordia per noi e molto di più di tutto il mondo insieme. E sappi che Dio ti ha creato soltanto per avere misericordia di te. Il motivo per cui ti ha creato è per poter avere misericordia di te. Per farti del bene, per farti tutto il bene che la tua anima deve ricevere, tutte le salvezze che devi ricevere, tutte le riuscite che devi avere. E Dio pensa a te ogni istante. Ogni istante Dio ti pensa e ti manda di continuo delle salvezze, ti manda di continuo dei messaggini che ti dice: avvicinati a me, avvicinati, voglio stare con te di continuo. Uno mi dice: ah, come fa con tutto il mondo? Ken, con tutto il mondo, questa è la grandezza di Dio, che frega, vuole essere vicino anche a uno schifo come me, vuole stare vicino anche a uno schifo come me, questa è la sua grandezza, questa è la grandezza di Dio, e non ti molla neanche un istante. Andiamo avanti, c'è scritto che Yosef ha detto ai suoi fratelli: sappiate che io ho Yosef, per chi non lo sa, credo in italiano, si chiama Giuseppe, è stato messo in galera quando aveva 17 anni, venduto dai suoi figli, e poi è diventato il viceré dell'Egitto, del faraone. Scusate, ha detto Yosef ai suoi figli, ha detto: sappiate che ai suoi fratelli, quando li ha rincontrati, ha detto: sappiate che io ho passato tutte le situazioni peggiori che ci sono nel mondo. E adesso posso veramente dirvi come essere felici anche nelle situazioni più allucinanti. Una persona che è felice perché sa che Dio è con lui, come abbiamo detto adesso, soltanto perché sa che Dio è con lui. Qualsiasi situazione ti trovi, sai che Dio è con me, wow, so che sto facendo il lavoro che devo fare. E questo è quello che ha detto Yosef ai suoi fratelli, dice: Dio ha pensato per me, mi ha messo qua in un grande popolo, mi ha messo qua dentro, mi ha buttato qua dentro, perché pensava a me, voleva che io facessi rivivere tutte le generazioni dopo di me. Sapeva che dal fatto che io sono felice anche quando mi trovo in una situazione così dura, io posso portare felicità per le generazioni. Guarda adesso, siamo 3.300 anni circa dopo Yosef, se non di più. Guarda, ancora prendiamo energia dalla felicità che aveva a 17 anni, chiuso in galera per 12 anni, e c'è scritto che ballava di continuo. Dice: perché tutto quello che vedeva i motivi per essere tristi, vedeva più motivi per essere felici. Una volta facevamo questo esercizio, che ogni volta alla sera, quando hai un po' di tempo, siediti e scrivi tutte le cose che vuoi dire grazie a Dio e le cose che oggi avresti cambiato. Se una persona ha una minima obiettiva, vede che grazie a Dio oggi hai camminato, i tuoi occhi funzionano, hai ancora le mani che si muovono, hai le gambe che vanno come devono andare, hai potuto bere un po' di caffè, hai avuto l'acqua, hai mangiato, hai bevuto. Ok, non è andata bene al lavoro, potevi chiudere quel deal, non l'hai chiuso. O questa persona ti ha mancato di rispetto. Oggi uno ha bussato la porta e chiedeva dei soldi. Chiedeva: tzedakah, qua succede in Israele, in particolare nei quartieri religiosi. Allora eravamo qua con i bambini. E il Rav da noi dice che ogni volta che ti bussano alla porta c'è scritto tzedakah tzil mimavet. Cosa vuol dire? Che la tzedakah ti salva dalla morte, vuol dire che la carità ti può salvare dalla morte. Allora, molte volte, sai, ti bussano alla porta. Il nostro Rav dice: quando ti bussano alla porta, non guardare chi è e dire: wow, mi sta venendo a chiedere i soldi, faccio finta che non c'è nessuno in casa, dici: state tutti zitti. No, apri la porta e dagli tutto quello che hai in tasca, perché
Perché? Perché magari in questo momento c'è un giudizio su di te, dal cielo vogliono darti una chance per uscire dal giudizio, ti mandano la possibilità di far carità. E tu cosa fai? Ti nascondi e non la dai? Ti stanno mandando un aiuto e non lo prendi? Allora aveva aperto la porta, è arrivato questo Hassid, mi ha detto, i bambini, sto cercando tzedakah per gli orfani, non avevo monete, e gli ho dato tipo, non so, 5 euro, una roba del genere. Lui ha aperto il borsellino e ha detto: sì, però sai, noi non stiamo cercando questo, cerchiamo i verdi, i dollari. E io l'ho guardato e ho detto: fratello, per ora ci sono gli argenti, prendi questo, ciao, arrivederci. Fa: no, no, perché sai, comunque sono venuto qua a fare un giro perché cerchiamo i verdoni, i dollari volevo. E ho detto: fratello, grazie mille, buono, è andato via. Poi ho chiuso la porta e i bambini mi hanno detto: papà, ma che... Veramente, ma come fa uno a chiedere poi e dire una cosa del genere? Maleducato, gli ho detto no, perché fai te che... E gli ho raccontato che chissà che giudizi abbiamo su di noi. Allora Dio ha detto guarda, gli mando per far carità e non basta carità, anche un po' di umiliazioni. Dobbiamo soltanto ballare e cantare, mica è lui, chi se ne frega. Ok, ti ho detto ah, dammi più soldi, non ce li ho, cosa devo fare? Ti do quello che ho in tasca. Sapere che HaKadosh Baruch Hu è con noi di continuo. E solo questo è un motivo per essere felici. E sapere che Hashem è con noi e va davanti a noi sia di giorno che di notte. È come un fuoco di notte, come c'è scritto dall'uscita dall'Egitto, che ci apre la strada. HaKadosh Baruch Hu, che vuol dire in ebraico vuol dire il santo benedetto, HaKadosh Baruch Hu vuol dire Dio benedetto, lui si mette davanti a noi per portarci al nostro vero scopo. Come ci insegna Rabbi Nachman, ci insegna che Dio ci vuole un bene senza fine, come lui è senza fine, ci adora senza fine. E di continuo cerca delle strade per farci del bene. È una marea di chassadim, di cose buone. E tutte le strade che Dio cerca per farci del bene sono solamente per il nostro bene. E tutto quello che passa su di noi, sia nel corpo che nell'anima, sia con i soldi, sia nel pensiero, sia nella parola che diciamo, sia nei pensieri e anche nelle azioni, è stato decretato dal cielo per portarci veramente al nostro scopo, che è l'umiltà. L'umiltà che è lo scopo della santità. E da lì partono tutte le buone midot, vuol dire tutte le buone caratteristiche. Cioè, il Rebbe mi spinge, leggevo l'altro giorno una storiella, non una storiella, il Rebbe mi spinge, che è qua a Viva Bnebra, raccontava che, non raccontava, diceva che i giapponesi, io non so se la storia, qual è, non è una storia, però dice il fatto, non so che fonte ha, però in pratica Rebbe di Spinche dice che i giapponesi appunto gli piace una marea il pesce fresco, crudo, e quindi hanno bisogno che il pesce sia molto fresco. Allora dice che una volta uscivano vicino alla costa e portavano il pesce fresco, visto che la domanda è salita molto. Hanno iniziato a andare più lontano, però andando più lontano il tempo che ci mettevano a tornare indietro era troppo lungo, quindi il pesce quando tornava non era più fresco. Allora cosa hanno fatto? Hanno messo dei grossi frigoriferi dentro le navi per tenere il pesce fresco, ma quando arrivava non era più pesce fresco come piaceva loro, ma era congelato o freddo, da frigo, non era fresco. Allora hanno detto: ok, facciamo delle grosse vasche all'interno della nave in modo che i pesci rimangono nell'acqua fin quando arriviamo vicino alla riva. E così hanno fatto. E quando hanno portato i pesci vicino alla riva, talmente erano tante il quantitativi di pesce che i pesci neanche si muovevano, stavano in questa piscina dentro la nave, ma non si muovevano più di tanto, quindi arrivavano storditi e mezzi morti a riva, e anche quello non andava bene. Fin quando hanno detto che il metodo che avevano trovato allora era, hanno detto: come facciamo? Devono muoversi dentro la piscina. Allora cosa hanno fatto? Mettevano questa grossa quantità di pesce all'interno e poi mettevano un piccolo squalo all'interno della piscina in modo che i pesci scappavano, avevano paura. Sì, magari qualcuno ne perdevano che lo squalo se lo mangiava.
col passare del tempo, cioè col passare del tempo finché arrivavano alla riva, hanno visto che i pesci si muovevano di continuo, arrivavano vivi sulla costa. E cosa ci vuole insegnare, dice Rebbe di Spinche? Che molte volte vedi delle difficoltà, hai delle cose che ti sono difficili e tutto, cioè, hai degli squali che ti vogliono acchiappare. Dobbiamo sapere che lo squalo sono proprio tutte le difficoltà che abbiamo nella vita, ma come ci insegnerebbe Miss Pinke, è come lo squalo che vuol tenere in vita il pesce, in modo che non arrivi come uno zombie sulla costa. Quindi se Dio vuole, l'unica cosa che ci rimane è sapere che Dio è con noi, e che è Lui che ci mette lo squalo per farci tenere in vita. E ci resta soltanto di essere felici sapendo che è vicino a noi, ogni istante è vicino a noi.